oggi grande manifestazione molto partecipata a Roma per dire un no forte e chiaro a questo governo, che sicuramente qualora vedesse la luce sarebbe il governo più di sinistra di tutta la storia della Repubblica Italiana. E sarebbe quindi il governo delle tasse, dell'immigrazione, più immigrazione, porte spalancate, della patrimoniale, dell'impoverimento degli italiani tutti. Noi non possiamo permettere che questo governo faccia guai irreversibili, più che un Conte bis, un Prodi bis. Ricordate Prodi 1? Ha svenduto mezza Italia, arriva il Conte bis, che non è altro che una facciata che copre il Prodi bis, a svendere quella parte d'Italia che ancora non è stata svenduta. Certo, non è un governo amico degli italiani. Se parliamo di elettorato, io credo che in piazza ci fosse tutto il centrodestra, perché c'erano elettori di tutti i partiti che storicamente hanno fatto riferimento al centrodestra. Se poi andiamo a vedere chi stava sul palco, effettivamente c'era una defezione importante, che era quella di Forza Italia, che stava chiusa nel palazzo. Io credo che sia un errore, ma è un problema loro. Leggiamo di un travaglio interno tra chi vorrebbe andare addirittura a fare la stampella a questo governo, che dovrebbe, potrebbe nascere. Sembra più una posizione per tenersi le mani libere. Le parole di Conte sull'autonomia sono da prendere veramente con le molle, visto che lui si vanta e si spiega sempre di essere un avvocato. L'unico avvocato che mi viene in mente è l'avvocato Azzeccagarbugli, di manzoniana memoria. Ha fatto un papocchio, ha detto cose che suonano come una presa in giro per tutte le regioni che hanno chiesto più autonomia, e con la lezioncina solita dove predica l'unità nazionale che nessuno vuole mettere in discussione, l'equità che nessuno vuole mettere in discussione.